Ehi, benvenuti a un nuovo video del canale Labirintando con Iana. Io sono sempre la vostra Iana. Anche oggi un video particolare, un video molto breve, tra l'altro, dove veramente vi voglio raccontare giusto due cose importanti. Spero che stiate bene. So che le energie in questo periodo sono molto pesanti, quindi vi sto vicina, vi abbraccio. Insomma, non siete soli, non sono sola. È molto faticoso vivere questo momento storico perché le energie sono di purificazione, di pulizia e al solstizio ne vedremo delle belle, quindi mi raccomando, tanto coraggio, tanto coraggio. Abbiamo in programma una live per martedì prossimo con un personaggio molto particolare, parleremo di legno, sarà davvero interessante. Oggi io invece voglio parlarvi, voglio raccontarvi, farvi vedere in realtà quello che accade. Nel momento in cui io vado a fare le sessioni, scusate, di forest bathing, quindi mi registrerò mentre farò una sessione, comunque venga, non me ne frega nulla, spero che possiate trarre ispirazione da quello che faccio e magari vi può fare bene per qualcosa, non lo so, voglio essere di ispirazione con il mio esempio, non con la mia opinione. Prima di iniziare vi leggerò una preghiera, per me molto importante. Che secondo me servirà, insomma, per farvi capire alcune cose sul mio approccio in ogni lavoro che faccio. Per il resto, insomma, sto molto bene, spero che anche voi stiate molto bene. Non ho tanto da dire in linea generale, a parte, insomma, la grande fatica di questo periodo storico. Mi è stato chiesto da voi se potevo fare un approfondimento sulla questione dei Sanimedas, dei morti, dei Brugadori, insomma, del periodo che viene chiamato Halloween. Io sono un po' stanca, lo sapete che lo faccio da tanti anni, però credo che siccome quest'anno devo partecipare agli eventi della mia comunità, ho contribuito creando una piccola commedia teatrale in lingua sarda che verrà appunto messa in piedi proprio in quella occasione. Cercherò di fare in modo di fare la registrazione e farvela vedere. È in lingua sarda, quindi vi dovrete adattare. Io non posso fare sempre traduzioni di queste cose perché diventa veramente molto faticoso altrimenti tenere questo ritmo. Però averlo su YouTube, visto anche che l'ho scritto io, il testo, secondo me è una cosa molto importante. Bene, adesso vi lascio al lavoro che sto per compiere. Ci vediamo dopo la sigla. In bonus, Asibi, a presto, ciao! Universo creatore, creatore universo, tu esesi, Deus eo, tu esesi in to tua, Deo solo, e noi, poita non in to tua, no du sciu, e no du allusci, isciri solo olu, caseu eu, Eus eo, aisero o e a crasi, tu sempre, da sempre, in s'eterno, eu, in questo mundo, in to tua, Ollu essi, è ollu, in to tua, in questo mondo. Quando so perre di su gelo, povera esce sa di. E quando su gelo si serrada, oscurica essa notte. E ollu biri, con i sogo miosu, in uisi, che si colora in tacchizzi in mano, in su, ovresci drogio. O vai corona sa di chi è nascendi. Eu, O lubiri, con i sogo miusu, in uisi che si scolori in tassumeri, quando su soli si guada. Eu, o luessi, in to tua, monti con i montisi, costera con i scosterasa, prano con i spranosu, rio con i sarriusu, abba, chi galla da de samminza, cui sabasa, chi va in tirrizzolusu, curri in tamari, lea de berano, con il lasa da sa terra, in nui fiori di sa vida, Da selvasa e dei liorisi. Eu ollu essi in to tua, ollu essi creatura bia, che vai d'armonia, con tutto si disarmoniasa de su universo. Eu ollu essi in su pensamento mio, a intro de su pensamento mio, e ollai, con isso, in to tua.